tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi postazione un po' più decente. Ho appena fatto la laminazione alle ciglia con questo kit qui che vi avevo fatto vedere in un video scorso. E se vi interessa ho fatto anche il video su TikTok, penso lo metterò anche su Instagram, quindi seguitemi sui social. E niente, sono qui in postazione appunto perché ho fatto questo video e la laminazione è venuta molto bene. E vabbè, tanto si vede meglio il risultato col mascara. Vedete le mie condizioni? Sì, sto in tuta. E devo scegliere che cosa mettere questo weekend, perché tra l'altro ho un compleanno e poi esco, quindi è già un evento straordinario. La prima opzione, considerando il fatto che ovviamente non andrò in ciabatte e metterò le calze trasparenti nere. Allora, queste cose tutte e due di Shein, ovvero questo vestitino qui tartan e sotto ho la bralette questa qui in pizzo, sempre di Shein. Poi metterei qualche collanina oro. E così, insomma... calze, uno stivaletto o anche uno stivale, non lo so. Oddio, forse sta gonna sarebbe più carina, un po' più corta. Vediamo un po'. Sì, decisamente. Perché so bassa. Però, vabbè, comunque è carino. Non mi dispiace, è carino come outfit. Che dite? Ma dai, lo sai, più mi guardo e più mi piaccio. Potrebbe andare. Questa è l'idea outfit numero 2. Scusate i rumori. Chiudo un attimo. E le cose là dietro, papà, si è cambiato, vabbè. Appunto sempre Shein, mamma mia. Però questa cinta sempre Shein, bralette sempre Shein e vestito camicia Shein, che è fatto così. Qui ha il tipo corsetto da legare e ovviamente, che ve lo dica fa, è da stirà, non è così. Queste calze qui invece sono quelle che ho preso su AliExpress, non so se l'avevo fatte vedere, aspettate che mi siedo, almeno faccio vedere meglio, vedete, con tutte stile più o meno Gucci, le scarpe queste qui, stivaletti, e l'idea sarebbe questa, molto carino, non lo so, che dite? Cioè, non mi potete rispondere purtroppo, però a me piace anche così, io adoro, amo l'abbinamento beige nero, secondo me è bellissimo, e anche qua farei una conciatura. Che faccio? Uffa, mo che faccio? Ah, non lo so. Ed eccomi qua, sto per uscire, questo è il mio look, non i capelli, adesso li scioglierò fra un poco, e la frangia l'ho piastrata solo al centro e qui ho lasciato i naturali capelli, sono ricetti, vedete, ricciano tutti, non so se si vede bene, trucco naturale, quindi solo mascara, rossetto nude, queste collanine e il braccialetto finto Pandora che vi ho fatto vedere nell'altro vlog. E abbiamo poi questo pantalone mama, questo, non so come si dice, big mama, boyfriend, insomma, di questi qua, così larghetto, mi piace tanto, con questa cinta qui di Shein, scarpette, queste ce l'ho da un bel po', e i calzini con le ali, che ho preso su AliExpress, che bello, mi piacciono troppo. Mi piace troppo tutto, sinceramente sono molto soddisfatta. Ci metterò anche un giubbettino di jeans per sicurezza sopra e niente. Mi piace un po'. Pronta! Yeah, sono ritardissimo. I capelli sono così. L'ho anche legati un po' così. E niente. Questo è l'outfit, insomma. E mi piace tantissimo. E adesso andrò a mettere questo qui di Shein. E poi mi porto quello, se c'ho freddo metto pure quello. Ecco qua l'effetto. Risultato col cappotto e niente, si parte finalmente, tra l'altro, quindi prendiamo la giacca, questa qui ce la portiamo, il coniglio l'ho fatto mangiare perché mi ha fatto impazzire, tra l'altro mi ha fatto proprio impazzire, vabbè, e niente, qui c'è un'altra volta al macello e vabbè, me ne farò una. Ciao a tutti, allora mi sono arrivati due pacchettini da AliExpress che ho aperto. E sono due cover che aspettavo da diverso tempo. Adesso le vediamo insieme. Allora, una è questa qui. C'è anche la pellicola. Vabbè, è di Sailor Moon, che ha anche questo coso per reggere il telefono. E una è a tema Città Incantata, uno dei miei film preferiti. Carinissimo. Adoro, adesso li apro. Vediamo un po'. Perché con una mano è un po' complicato. Senza nome, senza faccia, non mi ricordo. Bellissimo. Oh, guardate, c'è la pellicola anche qui.
belle, 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 belle. Vabbè, togliamo la pellicola qua, se ci riesco. Niente. Ok, oppela, oppela, oppela. Eccoci qua. Che è sto gommino? Sarà per... ah, è per questo. Ah, pure questo c'è un coso. Momento ASMR. Niente, non ha fatto rumore, quindi addio momento ASMR. Mazza, è fatta benissimo. Sto vedendo se c'è la plastica anche qui. Comunque ecco qua la, la cover di Sailor Moon. E si dovrebbe, esatto, mettere così. Infilare così. E qui dobbiamo attaccare questo. Lo attaccheremo qua, sicuramente. Però mi dispiace perché si leva il disegno. Poi c'è una forma strana sta cover, carina però. Perché se lo metto, se no lo metto qui. Però lo copro ugualmente. Potrei metterlo qui, non lo so, qui. Così, così qua, qua sotto, non lo so. Mo vedo, comunque carinissime. Niente, sono in pausa pranzo dal lavoro e ho appena sbattuto sull'armadio. Non so come ho fatto, mi sono fatta malissimo. Oggi c'ho pure la coda. Sento molto fashion. Niente. Sto al calduccio ovviamente sulla coperta che si accende, che riscalda perché fa freddissimo oggi. E devo accorciare le unghie perché sono troppo lunghe e non riesco a scrivere sulla tastiera. Vabbè. Ci vediamo dopo magari con cose più interessanti. Allora, alla fine l'ho messo così. E mi piace molto. Niente, l'ho messo per traverso così si vede tutto, però è anche comodo per me da utilizzarlo, perché quando stanno qui, cioè io non infilo così su questi cosi, li uso sempre per traverso, non so come, cioè forse per me li metterei questa posizione, questo coso qua per così, ok, per orizzontale, però spesso e volentieri non si può fare col disegno, invece così è comodissimo, ecco qua. E niente, adoro. Chi di voi ha visto La città incantata, chi di voi piace, fatemelo sapere nei commenti perché sono super curiosa. E anche il castello errante di Howl è bellissimo, ma io preferisco La città incantata, cioè stupendo. Infine, eccomi qua tornata, vi ho appoggiato un attimo sul tavolo della cucina perché voglio far vedere, ho fatto altra spesuccia, quindi voglio far vedere. Però è arrivata la maglia, la felpa da AliExpress dell'attacco dei giganti. Tra l'altro XS, vabbè, è gigante, meno male che ho preso sta taglia. Così, e c'è Quincy qui per terra che fa rumore e che ci osserva come sempre. Io ho fatto un altro po' di spesa e adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, ho ripreso i miei biscotti, questi qua. Mi dispiace che si vede malissimo, veramente. Magari vado a prendere la lucina, non so come farvi vedere meglio. Forse se accendo le luci queste non cambia niente. Cioè vi dovrei tenere qui ma non so dove metto. Vi posso mettere qua. No, scherzavo. Non so cosa fare. Vi metto qua sopra. Ecco, qua sopra, vediamo un po'. Meglio, dai, diciamo meglio. Quindi, dicevamo, biscotti. Questi qui della Galbusera, che io adoro. Però niente, non mi piace. Oh, abbiamo la luce, ragazzi. Quindi queste qui della Galbusera. Poi due di questi qui, mais e legumi, che io amo, mi piacciono tantissimo. Dello Skin, stavano pure in sconto. Poi ho preso le mie scorte di lenticchie. Io adoro il formato così nel cartone e amo quelli della Coop. Quindi lenticchie, due porzioni, e i ceci, anche questi mi pare due porzioni, non mi ricordo, però l'ho perse. Ceci. Poi tacchino con olive. Questi burger di spinaci che vi faccio vedere spesso, che adoro. Un'altra confezione. Anche questi li amo, i burger al broccoli. Questi sono tutti giù, al congelatore. Le mandorle con la buccia, io le amo così, mi piacciono molto di più di quelle pelate.
Poi ho preso questa mozzarella per pizza senza lattosio, perché volevo provare oggi a fare la pizza con quella con tre ingredienti e con lo yogurt greco. Quindi ho preso anche lo yogurt greco, questo qui, senza lattosio. Mi sa che adesso faccio subito l'impasto, lo preparo, almeno poi lo inforno. Sono le 7, poi mi devo andare a fare la doccia in realtà. La mozzarella, questa qui io la amo, è buonissima, senza lattosio, sempre dell'Eurospin. Un'altra mozzarella senza lattosio. Tisana Relax, proveremo. Questa qui, intanto voglio sentire il profumo. Sembra molto rilassante. Comunque c'è la camomilla, passiflora, melissa, biancospino. La fesa di tacchino da tagliare. Noi abbiamo l'affettatrice, quindi così poi me la porto. Le mie amatissime, amatissime patate dolci. Queste qua. Ne ho prese 3, le amo. E questi qui spazzolini che non vi faccio vedere perché sono anche un regalo. E ho preso questo kit qui per i miei, non per me. Io non mangio questi normali. Con nocciola, vaniglia, stracciatella e pistacchio. Molto interessante. Ci faremo dire se sono buoni. E per ultimo, fiocchi di frumento e crusca. Questi qua. E niente, abbiamo finito. Questa era tutta la spesa. Qui ve la faccio rivedere meglio. Tutta la spesa. Questi qui appunto sono i vasetti, quelli dovrebbero essere gourmet, non lo so, non so nemmeno come sono fatti sinceramente. Beh, sono normali vasetti. Sì. Quincy, Quincy, non si fa vedere. Peccato, io prendo la palla. Ah, mo che fai? Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Vabbè, ecco, si è ammucchiato. Sì, sì, dicevamo. Questa qui sono curiosa, non l'ho mai provata. Io amo la pizza super, super piena di mozzarella. Però per una persona mi pare un po' troppa, quindi penso ci farò due cose. Vediamo com'è di valori nutrizionali. Non pare malvagissimo, poi non è che sono una grande esperta, però vabbè. Questa qui la fesa, insomma, tutte queste. Questi qua sono i burger che vi dicevo, vi voglio far vedere meglio perché io li amo, sono ottimi. Questo qui, buonissimi, vedete, tipo cotoletta. E anche questi li amo, mi piacciono tantissimo. E anche questo è buono. Meglio quello tagliato al momento, ovviamente. Però questo è particolare perché, vedete, ha proprio le olive all'interno. Quindi è una cosa così, più particolare. E niente, tutto qua. Ah, i biscotti che vi dicevo sono questi, che ho preso anche l'altra volta e mi sono innamorata, quindi buoni, buoni, buoni. Ecco la felpa. Allora, è troppo grande, pure se è un XS, perché vi faccio vedere, arriva qua, qua sotto. È felpata, quindi è fatta comunque bene. E io sicuro la metterò così, quindi se qualcuno conosce questa... o ha mai visto Attacco dei Giganti, scrivete nei commenti, la metterei io dentro la maglietta, un po' così. Dietro pure allo stemma, yeah. Basta, mi andando a fare la doccia, quindi a dopo. Ma ciao, eccomi qui. Oggi è giovedì, ho fatto pure la rima e io mi sono preparata al pranzo. Ho fatto la pizza proteica, non l'avevo mai fatta, speriamo viene bene, se no non mangio. Sto in condizioni no pessime, qualcosa di più, scusatemi. Tra l'altro mi devo fare la piastra, qui c'ho un bambinello, santa frangetta che copre tutto, però sì, me lego un po' tutto, va, che c'ho la pelle tanto grassa in questi giorni. Aspettate che vi appoggio un attimo, benissimo, un attimo, arrivo subito. E appunto ho fatto la pizza proteica e la ricetta, in caso se vi interessa poi ve la faccio vedere dopo, la ricetta ci ho fatto un video su TikTok, quindi potete recuperarlo tranquillamente. E nulla, devo mettere a posto, ma non me va. Vorrei continuare a poltrire.
Vabbè, lavo dei panni, metto a posto. Eccolo il coniglio, cosa importante. Allora, ecco lì la mia pizzetta. Non so se la vedete. Sta cuocendo, mancano 10 minuti e c'è un profumo assurdo. Quindi speriamo bene, sinceramente. Anche perché sennò non mangio oggi. Quindi speriamo veramente bene. Vediamo un attimo. Ecco, mi si appannano sempre gli occhiali. Si è appannata pure la telecamera. Bene, molto bene. Eccola. Cioè, sembra bella, non capisco se la crosta, forse devo, l'impasto proprio si deve cuocere un po' di più, ma il sopra è cotto, cioè bellissima, sono super soddisfatta, dai, speriamo bene. Vi farò sapere. Scusate, me la stavo a finire prima di farvela vedere, comunque eccola qui. Allora, io ho sbagliato solo una cosa, che magari andrebbe prima cotta la parte proprio dell'impasto e poi ho messo il condimento, invece l'ho condita subito, però comunque stupenda, è buonissima, cioè veramente troppo buona. Ve la straconsiglio. Cioè, bellissima. Eccomi qua, tornata. Quasi l'ora di cena. Vi faccio vedere. Allora, ho dovuto cambiare una cosa. E vabbè, ho preso varie mutande, che non vi farò vedere nello specifico. Comunque ho messo qui che gli do una lavata. Poi vabbè, non ho resistito sinceramente alla matita di Dumbo. Carinissima. Sì, alla matita, scusate, alla la penna. E poi basta, sì, perché ho preso il coso per pulire gli occhiali. Comunque, vi devo far vedere, mi è arrivato un pacchettino, due pacchettini AliExpress, e quindi non so come farvi vedere. Comunque mi è arrivata questa borsetta qua, che in realtà sono tre borse, quindi c'è questa simil Gocci, questa qui e questa qua. Di come vanno di moda adesso, insomma, per intenderci. Ecco. E poi questi leggings qui stupendi in pelle, che adesso mi vado a provare e vediamo come sono. Dovrebbero fare un bel sedere, mo vediamo, sono curiosa. Ed ecco qua i pantaloni provati. E allora, sono un po' grandini qua soprattutto, ma niente di che. Ma quanto so comodi, non ci avete idea. Sono morbidissimi. Aspettate che alziamo un po' di luminosità. Comunque sono pelle comunque opaca, molto opaca. Dentro sono, ecco, dentro sono, non so se si vede, ma sono felpati, quindi sono belli caldi. E niente, cioè, sono, penso, la cosa più comoda che io abbia mai messo. Cioè, come mettere un guanto morbidissimo. Cioè, veramente, vabbè, a parte che qua dietro pure, cioè, bello. Mi piace il bell'effetto. Però, veramente, sono troppo comodi. Cioè, li amo. Basta. Bellissimi. Ve li straconsiglio. Ah, so di AliExpress, non so se l'ho già detto prima. Cioè, boh, io non c'ho parole, veramente. Come mi stanno? Non lo so. La taglia più piccola mi sta un po'... Sì, vedete, fa pure tante pieghe sotto, però vabbè, va comunque abbastanza bene. E ecco qua, vi faccio vedere meglio anche questa da qui. Non so quanto... Aspettate, forse così. Ok. Eccoci qua. Sì, si vede decisamente meglio. Carino, carino, carina. E la posso mettere, io penso che la metterò, sì, sicuramente tipo così. Carina, ci sta. Sì. Eccoci qua. Oggi è venerdì, mi è arrivato un altro pacchettino da AliExpress che aspettavo da mesi. Beh, non troppi mesi comunque. E sto parlando di queste scarpettine qui bianche, molto carine, solo che ho preso il 38, una taglia in più, e mi stanno un po' grosse, però vabbè, insomma. E sono carinissime, vi arrivano a casa, arrivano con i lacci. Potete scegliere tra quelli bianchi e quelli neri, ho messo questi qui neri. Devo dire che comunque mi piacciono, sono molto carine. Sì, è nel complesso, vedete. Non riesco a riprendermi tutta per bene, però comunque mi piacciono, sì, approvate. E nulla, io sto in pausa pranzo, dopo torno al lavoro e mi devo dare una sistemata, la frangia sempre schifosa. Cioè, io vi giuro, ultimamente ho la pelle molto
grassa qui soprattutto e quindi mi si sporca subito, ma in realtà i capelli sono puliti. Ma io ho lo shampoo secco che mi salverà anche questa volta. Eccomi qua, oggi è sabato, devo ancora fare pranzo e sono le 4 quasi. Bene, 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 ho fatto la doccia, adesso mi vesto. Non so che mettere, come sempre. Ho dei bellissimi nuovi amici, Bob, Dylan, vabbè, così random. E niente, penso proprio che mi metterò le cose che mi sono arrivate da AliExpress perché sono bellissime. E sono pronta! Allora, ho messo i leggings, questi qui di pelle che erano arrivati da AliExpress. Vi avevo fatto già vedere: le scarpe nere, la cintura, questa qui di Shein e la felpa dell'attacco dei giganti. Ah, sono felicissima. Trucco semplicissimo: ho messo solamente fatto la base, ho messo un po' di mascara, rossetto, basta. Quindi molto, molto semplice. E niente, andiamo! Sushi, 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 sushi. Ah, senti che profumo di tappeto. Boni. Uno. Vai, 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 vai. Il tuo cammino è difficile, ma sarà ampiamente gratificante. Se lo dici te. Apri tu, apri tu. Boh. Boh. Oh, foglietto ce l'hanno inserito dopo. Lo legge pure senza lo biscotto. Già ho letto cose strane. Uno straniero ti porterà una, non sapevano quale articolo mettere, dice, mettiamoli tutti e due. Ti porterà un grande significato nella tua vita. Portami una. Allora, avete visto, siamo andati al sushi, tra l'altro sono a super tema, con la maglietta e i calzini che... aspettate. Eccoli, i calzini col sushi. E ora siamo davanti al McDonald's, perché prendiamo il gelato. Ivan è andato a prendere il gelato, doveva andare anche al bagno, non torna. Mi sto aspettando. E poi facciamo un giretto e poi a casa perché zona rossa da domani, che bello. Non vedevo l'ora, ho fatto solo un mese di quarantena. Che pizze, vabbè. Comunque, questo elastico nuovo che ho preso ieri. E niente, non so che dirvi. Ah, i leggings, sempre questi oggi. Sempre questi leggings qua. Non so perché mi spara la luce. Scarpette solite. Trucco inesistente oggi perché non mandavo a truccarmi. Infatti si vedono un po' le occhiaie. Ma sti cavoli, non ci interessa. Uff, quanto ci mette? Che hai preso? Ha fatto spesa? Pure l'acquitto, Bravo. non si dà inuccia, non mi sei capito. Eccomi qui, voglio chiudere il vlog. Sto in condizioni pessime perché sto a casa, purtroppo, perché siamo tornati in zona rossa. Sono abbastanza abbattuta e soprattutto arrabbiata per questo, però... Non ci possiamo fare niente, quindi niente. Questo vlog finisce qui. Se non vedrete tanti video, sapete che a me non va di registrare tanto per, ma solo se realmente mi va di farlo. Quindi ultimamente, non... come immaginerete, sto un po' giù e quindi non so quanti video usciranno. Vabbè, vedremo. Un saluto a tutti, ciao!